Ciao a tutti. Allora, ieri mi è arrivato il pacco di praticchiette e oggi vi voglio presentare i nuovi colori della Spectrum e sono gli acqua. E mi sono arrivati questi due set, che è il primario e l'essenziale. Poi ce ne sono altri due che sono floreali e un altro non mi ricordo, ma tanto me li prenderò. Questi sono i due principali, diciamo, che poi comunque si possono miscelare tra loro e fare tanti colori. Io oggi faccio un breve video per farvi vedere qualche piccola tecnica, diciamo, ma poi nei giorni successivi farò diversi video di come colorare, di come creare degli sfondi per le card o anche in mix media, va benissimo. E tante altre, man mano che andiamo avanti, poi li vediamo. Oggi ve li voglio solo presentare e vedere qualche effetto. Allora, avete bisogno di io uso questo pennello con l'acqua già dentro. Voi potete usare il pennellino e un brattolino d'acqua. Poi ci serve anche uno spruzzino con dell'acqua. Niente, dei timbri magari, perché si possono colorare anche i timbri o addirittura invece di usare il tampone si può usare gli Spectrum acqua. Ora vi voglio far vedere. Ah, io metterò il colore su questo blocco di acrilico, però potete usare anche un foglio di acetato. Insomma, qualsiasi cosa che non assorba il colore e l'acqua che ci serve per colorare. Allora, io adesso sto usando dei ritagli di fogli acquarellabili. È per farvi vedere. Allora, ora apro uno. È per darvi un'idea, metto il colore sopra, ne prendo il mio pennello. Ah, ci servirà anche un po' di scotch perché è bene ogni tanto pulire perché usiamo diversi colori e coloro, vedete? Poi posso prendere anche, diciamo, un rosso. Puliamo. Magari lo sfumiamo. Vedete? Ah, questi pennarelli hanno due punte, una sottile, che questa serve per fare i dettagli, e uno più grosso. Bene, questo è un modo. Oppure possiamo, adesso pulisco, possiamo mettere, diciamo, tanti colori qua sopra. Così. Mettiamo questo. Poi mettiamo un po' di questo. Rimettiamo un po' di questo. Poi prendiamo il nostro spruzzino e spruzziamo. Poi prendiamo il nostro blocco e lo appoggiamo sul nostro foglio. E questo qui può essere uno sfondo.
Dopo lo asciughiamo. Ed ecco qua che può essere uno sfondo per una carta, se io ve l'ho fatto vedere così alla grande. Poi possiamo farci i nostri colori, per esempio con il giallo, pulisco, mettiamo giallo. E giallo e azzurro, per esempio. Sbaglio sempre punta. E azzurro. Li mescoliamo e dovrebbe venire fuori un verde. È venuto un verde un po' più scuro perché ho messo poco giallo. Per esempio, se io adesso ce ne metto un altro po', vediamo che viene fuori. E questo è verde, vedete? E così ci possiamo fare la nostra palette colori. Oppure possiamo, adesso li metto a posto, oppure possiamo colorare, per esempio prendiamo un timbro, prendo l'ombrellino, lo mettiamo sul nostro blocco e prendiamo rosso e lo prendiamo dalla punta più larga e non facciamo così, ma stendiamo, lo teniamo inclinato in questa maniera e coloriamo il timbro. Coloriamo tutto. Ora timbriamo. Adesso per fare in fretta ed è venuto così, poi possiamo prendere magari il nostro pennellino e colorarlo così. Poi una volta vedete, se qualche dettaglio è andato via, prendiamo la punta più stretta e ci rifacciamo i nostri dettagli che vogliamo. Per esempio qui c'è un cuore e così via. Poi la punta sottile serve anche per fare, magari abbiamo un disegno con dei piccoli particolari e si può usare la punta sottile. Bene, io questo per adesso è tutto, ve li ho voluti presentare perché sono, a me piacciono tantissimo, era un pezzo che ci facevo apposta. Questo è il primo di una serie di video che farò e vedremo diverse tecniche. Vi do anche un anticipo, c'è una tecnica che usando questi colori
con un particolare ingrediente che usiamo in casa fa un effetto bellissimo. Non vi dico altro perché faremo uno sfondo. Per ora è tutto, io vi saluto, spero che questi pennarelli piacciono anche a voi come piacciono a me. Sono meglio degli acquerellabili. E niente, io vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Come sempre, un abbraccio e ciao al prossimo.